Stefani per 12 uomini soliti. Non basta per... Hanno dovuto dare tutto. E con questo dono, con questo gesto di fiducia, Gesù ha potuto fare che tutti hanno da mangiare. I s njihovom gestom Isus je mogao učiniti da svi imaju dostatno za jesti. E questo è il miracolo permanente. E ovo je trajni, trajni čin. Che viviamo nella Chiesa. Ono što živimo stalno u crkvi. Trajno čudo koje živimo u crkvi. Io penso che tante esperienze nella Chiesa ci mostrano umanamente impossibile. E nonostante, e nonostante. Vjerujem da nam u crkvi upravo tolike stvarnosti govore o ovome. Vi parlo per concludere ancora di un'altra scena, ancora più evidente, dakle, il contrasto fra la misericordia di Gesù završio, e quella dei discepoli. Govorit ću vam o učenicima i o učitelju, još jednoj sceni koja je vrlo, vrlo jaka. È una scena che accade fuori di Galilea. Dakle, una scena che si događa izvan Galileje. Gesù si è ritirato nella zona del Mediterraneo, a Tiro e Sidone. Dakle, Isus je se povukao u krajeve Tirske i Sidonske na Mediteranu. E Gesù vuol rimanere in sconosciuto. Dakle, želi ostati nepoznato ondje. Io aveva pensato che posso venire a Međugorje così nascosto. I ja sam mislio da ću doći u Međugorje ovako nepoznato. I discepoli di Gesù, gli apostoli, speravano di rimanere sconosciuti a Tiro e Sidone in questa zona. Dakle, oni učenici su se nadali da će ostati nepoznati, neprepoznati u krajevima tirskim i sidonskim. La cosa non resta segreta e così accorre da lui una donna cananea che veniva di questa zona, di questa regione. Dakle, to nije ostalo tajnom, te tako k njemu dođe neka žena kananka koja je dolazila iz tih krajeva. E la donna grida. Žena viče. Non come da noi gridano le donne, appena udibile, ma come nel Mediterraneo. Sredozemlju, dakle, puno osjećaja. Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio. Dakle, smiluj mi se, Gospodine, sine Davido, čiji mi je teško opsjednut. È una situazione di grande sofferenza. Che ovdje sad imamo jednu situaciju velike patnje. Una persona, una povera che implora la misericordia di Gesù. Dakle, stvarno situaciju jednog siromašnog bića koji je dolazi Isus i moli da se Isus smiluje. E poi il comportamento di Gesù. A on scandaloso. A onda skandalozan Isusov odgovor. Egli non le rivolse neppure una parola. Ali on joj ne uzvrati ni riječ, nijedne riječi. Allora i discepoli si accostarono implorando Gesù, esaudiscila. Pristupe, dakle, mu tu i njegovi učenici, te su ga oni molili udovolji. Esaudiscila. Qui i discepoli sono misericordiosi e Gesù è duro. E ovdje su učenici, čine se milosrdni, ma Isus je pak nemilosrdan. Esaudiscila. Udovoljio. Onestamente, gli apostoli anche dicono il motivo della loro misericordia. Dakle, apostoli navode i razlog svog milosrđa. I discepoli implorano Gesù dicendo: vedi come ci grida dietro.
Dakle, učenici govore Isusu razlog radi svega toga, dakle, viče za nama. Ci dà fastidio. Dosađuje nam. Questa donna che grida. Ova žena koja viče za nama. Ecco la misericordia degli apostoli. To je milosrđe apostola. Quante volte, cari fratelli e sorelle, koliko puta la nostra misericordia è un modo di liberarci di una persona. Dakle, način da se oslobodimo neke osobe. Il comportamento di Gesù sembra impietoso e scandaloso. Dakle, ponašanje ovdje izgleda da je doista nemilosrdno. Io vedo questa scena come una chiamata a noi preti, ma anche a noi tutti cristiani, svecenici, mali svim kršćanima. Una mamma che permette al bambino di aprire la televisione per avere la pace. Dakle, jedna majka koja dopušta djetetu da upali televiziju kako bi bio mir. Chi di noi non conosce questa misericordia? Ko od nas ne pozna ovo milosrđe? Stai zitto, vai alla televisione. Budi miran, šuti, idi na televiziju. Vediamo Gesù. Pogledajmo Isus. Gesù risponde agli apostoli. Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa d'Israele. Dakle, vidimo što Isus govori. On kaže, poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Gesù quasi dice, questi pagani non mi interessano, non è cosa mia. Dakle, drugim riječima Isus kaže, time se pogani ne tiču, nije to moja stvar. Io sono venuto per il mio popolo. Došao sam radi mog naroda. Croato, no. Hrvat. Ebreo. Sembra come un nazionalismo. Ovo izgleda kao jedan nacionalizam. Noi. Io sono per gli ebrei, non per gli altri. Ja sam za Židove, ne za druge. Anche questo ci sembra scandaloso. I ovo nam izgleda skandalozno. Anche se lei implora pietà, iako ona moli milosrđe, Gesù sembra dire, questo non è mio problema. On želi reći, kao da ovo nije moj problem. Allora, quella donna venne e si prostrò dinanzi a lui dicendo, Signore, aiutami. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže, Gospodine, pomozi mi. La donna non lascia, non cede. Dakle, ona ga ne ostavlja. Si prostra ai suoi piedi e veramente importuna questa donna. Dakle, ona ne odustaje, prostire se pred njegovim nogama, nametljiva jednostavno. Allora la risposta di Gesù diventa ancora più scandalosa. Dakle, odgovor Isusa je još skandalozniji. Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini. Dakle, ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. Se voi dite, non so, questi cani di... Vi kažete ovim svima, questi cani di africani, di serbi, di non so, di musulmani, di altri. Abbiamo un processo e un comportamento scandaloso. Gesù chiama i pagani cani di pagani. Dakle, ono što je scandaloso. I nostri sono i nostri bambini. Gli ebrei. Što se može dogoditi questi, svima da su susjedi qui, zapravo psići, jer kroz povijest. Ma dove è la misericordia di Gesù? Gdje je milosrđe Isusovo? La donna rispose. La žena odgovara. Nai Kyrie, è vero, Signore. Žena odgovara, da, Gospodine. Mi commuove profondamente questa risposta della donna. Perché esprime che sa profondamente che non ha nessun diritto, dakle, all'aiuto di Gesù. Dotiče me se duboko ovaj odgovor žene, jer zna da nema nikakva prava
za onim što čini lo chiama prema i... Signore. Zove ga Gospodine. Gospodine. Ma aggiunge. I dodaje. Ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Dodaje i psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Allora Gesù sembra come inondato di gioia. Isus jednostavno non è nel testo. A Isus odgovara upravo kao radost. Inondato di gioia. Perché